Le agende digitali hanno un ruolo crescente nello sviluppo a livello di Unione Europea. Qual è la situazione in Sardegna? Se ne è parlato in un incontro tra esperti che si è svolto nel Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Sassari. L'incontro è stato organizzato dalle reti italiane dei centri di documentazione europea, con la rappresentanza in Italia della Commissione europea. È un'iniziativa supportata con il contributo della rappresentanza della Commissione europea in Italia, a Roma, che ogni anno finanzia i centri di documentazione europea appunto nella loro attività fondamentale di divulgazione di informazioni tra il pubblico, soprattutto i cittadini e, per quanto riguarda specificatamente il nostro centro di documentazione, la popolazione universitaria, relativamente alle attività dell'Unione Europea. Quest'anno il tema scelto era il mercato unico digitale, quindi l'impegno europeo verso la promozione di un rafforzamento dell'economia digitale per rilanciare la crescita e l'occupazione. E uno strumento essenziale per questo obiettivo è sicuramente l'agenda digitale europea, ma che ha i suoi riflessi poi sull'agenda digitale nazionale e locale, per cui noi abbiamo voluto proprio approfondire e affrontare il tema su questi tre diversi livelli e anzi dare particolare spazio, proprio perché si tratta di realtà che sono più vicine al cittadino, ai riflessi che l'agenda digitale europea produce a livello italiano e locale, grazie alla partecipazione di esperti che lavorano sul campo, accademici ma anche proprio esponenti della regione Sardegna. Ingegner Pellegrino, lei ha parlato di agende digitali di Europa e Italia. Ecco, qual è la situazione in Sardegna e come pensa possa evolversi? In Sardegna abbiamo un'agenda digitale regionale, come abbiamo esaminato nel convegno stamattina, che è in pieno sviluppo, in pieno rilascio sul territorio. Per esempio la banda ultralarga, gli interventi per la sicurezza del cittadino, ma anche altre attività come la razionalizzazione in senso del risparmio energetico anche del nostro data center regionale, il nuovo sportello unico di servizi online, il tema degli open data, tantissime attività. In molti di questi temi diciamo che stiamo lavorando in armonia con quelle che sono le indicazioni nazionali e parallelamente ad attività simili presso altre regioni. Su altri devo dire sinceramente siamo in anticipo, perché la nostra peculiarità storica come regione di avere un grosso background, un grosso patrimonio di competenze specialistiche nell'ICT, sappiamo tutti che in Sardegna è nata Internet, ecco, questo tipo di attenzione, questo tipo di storia riverbera ancora oggi e ci consente su alcuni temi di essere avanti rispetto a quella che è la media nazionale degli interventi. Cito il fatto che noi come regione abbiamo delle linee guida sugli open data estremamente avanzate che stiamo mettendo in attuazione, gli interventi sulla giustizia digitale, gli interventi sugli sportelli online, una serie di progetti che sono in corso di attuazione e che sono in fase di presentazione anche al pubblico, che ci vedono all'avanguardia rispetto a quelle che sono le medie di avanzamento su questi stessi temi sul piano nazionale. Quindi siamo soddisfatti, ovviamente siamo in piena corsa e quindi lo sforzo in questo momento è quello di utilizzare nel modo migliore le risorse europee, che sono quelle che ci stanno consentendo di andare avanti e di innovare la pubblica amministrazione, non per un fatto fine a se stesso, ma per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. La codeliberazione in Sardegna è qualcosa di utopistico o c'è già qualcosa di concreto? Allora, direi che la domanda è complessa. La codeliberazione già esiste come metodo. Quello che noi stiamo cercando di fare è strutturarlo allargandolo a una platea sempre più diffusa, che di fatto la democrazia esiste e si esercita, e quindi la codeliberazione esiste nelle varie forme che conosciamo, attraverso gli stakeholder, attraverso i portatori di interesse, attraverso noi attori del cambiamento o noi gestori del cambiamento. Quello che può essere che accada di innovativo e su cui crediamo fortemente è che invece la platea venga allargata il più possibile e nessun cittadino si sente escluso dalla collaborazione. Questo evidentemente attraverso
attraverso due strumenti. Il primo è rafforzare le tecnologie digitali, cioè consentire da remoto a chiunque a distanza di collaborare e partecipare. E il secondo, che è più sfidante e più anche direi piacevole, è quello invece di incontrare tutti fisicamente e capire, soprattutto verso quelli che non hanno accesso a internet e non l'avranno, in che modo possono collaborare e tifare per il cambiamento come noi. Noi crediamo di poter cambiare la regione in meglio e non lo vogliamo fare da soli, lo possiamo fare solo con tutti.